E la parola Marcello, la prima volta qui ad Arezzo? No. Oppure? Aspetta un attimo, ha detto oppure? Oppure, aspetta un attimo, oppure. Non è la prima volta, ma la seconda. E perché siamo stati tipo 6 anni fa, abbiamo controllato prima sulla mia agenda. 6 anni fa in occasione di un... Arezzo Wave? No. No, Arezzo Wave non c'è. Arezzo Wave non c'è da tipo da 10 anni. Io non sono mai andato. Io no, io ero. Era la terza volta, perché io venni anche da Arezzo Wave una volta. Quindi no, era il Copyleft, era un festival. Un festival aretino in cui noi siamo stati quando facciamo Flop TV, eravamo su Flop TV. Adesso invece è io ero ancora piccolo quando sono venuto la prima volta. Avevo 5 anni di meno. Visto cioè, adesso. Lì è partito, insomma. Adesso sono molto. Quando l'ho conosciuto avevo un anno. Allora, a parte la vostra avventura qua ad Arezzo, quali sono i progetti in cantiere? Allora, in cantiere abbiamo una serie che non si sa bene dove si farà e perché e quando, soprattutto, però parlerà di cose che da ridere, cose da ridere. E un altro progetto sarebbe il secondo film, del quale sappiamo che ci sarò io e basta. Questo è io? E lui, sì. Ah. Siete contenti del successo della prima pellicola? Com'è andata? Molto bene, però è stata in digitale, quindi non era una pellicola. L'abbiamo girata con dei macchinari moderni di adesso che non hanno la pellicola. È stata una fortuna perché abbiamo girato tantissimo. Siamo contenti perché? Sì, siamo contenti perché innanzitutto è un periodo balordo per il cinema. Comunque la gente ci è andata di meno, pare. E poi comunque siccome fanno tutti la commedia comica, allora... Noi abbiamo fatto quella non comica. Noi abbiamo fatto quella non comica. No, però no, siamo contenti perché comunque abbiamo fatto un bel risultato. Poi anche la critica comunque è stata... maggiormente positiva, cioè ci sono state più rispetto critiche a quelle negative. Ah. No, in realtà vogliamo buttarci sul comico del secondo film e fare una cosa da ridere, forse anche stupida, demenziale, totalmente insensata. Dopo questa ennesima volta ad Arezzo, cosa vorreste dire agli aretini? Basta ragazzi, troppe volte. Ormai siamo quasi cittadini onorati di questa città. Poi volevo ringraziare Andrea Scanzi, che è stato lui che ci ha il procuratore. Lui lavora per Arezzo e procura i talenti, no, adesso sarà il nostro procuratore da ora in poi.